Salve a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni e Aggiornamenti. In questo video parliamo di reddito di cittadinanza di maggio. È stata finalmente definita la data in cui sarà pagato. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Reddito di cittadinanza. È stata dunque definita la data di pagamento del mese di maggio 2021. L'accredito sulla card a tutti i beneficiari da parte dell'INPS avverrà in due date, come era stato già pronosticato, il 15 e il 27 del mese, a seconda del momento in cui il beneficiario ha effettuato la domanda. Se infatti quest'ultima è stata presentata nel mese di aprile, il pagamento avverrà il 15 di maggio. Se al contrario questa è stata fatta in passato, l'accredito sarà fatto il 27 e mantenuto generalmente in tale cadenza. Naturalmente il reddito di cittadinanza sarà accreditato mensilmente a tutti coloro che hanno presentato domanda e sono risultati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. Tali requisiti devono poi sussistere per l'intero periodo di erogazione del sussidio e il beneficiario del reddito è tenuto ad informare l'INPS di eventuali variazioni che potrebbero determinare una sospensione o modifica dell'importo erogato. Ogni anno i beneficiari del reddito sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio l'ISE 2021, pena l'interruzione del beneficio. Se non si rispetta tale scadenza, allora il sussidio viene sospeso fino a che non viene presentata la documentazione richiesta. E anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.